Ciao, io sono Fenella e sono la designer di Lego Friends. Vorrei mostrarvi come potete farvi venire delle idee per i vostri progetti Lego. L'ispirazione si può trovare dovunque. Quando io sono alla ricerca di nuove idee, per trovarle uso molti sistemi diversi. Anche le Lego Friends farebbero così. Uscite a passeggiare. Magari scoprite che qualcosa vi ispira. Questo è proprio quello che farebbe Mia. Salterebbe sul suo skateboard e andrebbe in giro per Art Lake City per vedere che cosa c'è e che cosa secondo lei manca. Così le si accenderebbe una scintilla creativa per un nuovo progetto. Una buona cosa da fare quando vengono delle idee è scriverle per fissarle. Stephanie farebbe di certo così, sarebbe molto organizzata e dividerebbe le idee per categorie. Voi potreste avere idee per posti dove mangiare, dove rilassarsi o posti dove far giocare i vostri cuccioli. Scrivendole non le dimenticherete. È un'altra tecnica che trovo molto utile. Sono un po' come Emma, mi piace disegnare. Questi sono gli strumenti di Emma. Disegnare è un ottimo modo per lavorare con le idee. Magari viene fuori l'idea giusta da inserire nel progetto e disegnare una tavolozza come questa può farmi venire l'idea di progettare uno studio d'arte per Art Lake City. Vedete? Disegnare è un ottimo modo per farsi venire le idee e per vedere come potrebbe essere il vostro progetto. Qualche volta però mi piace mettermi direttamente a costruire. Anche Olivia fa così. Cominciate con qualcosa di piccolo. Pensate a una cosa con cui vorreste giocare. Un mattoncino speciale può essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Questo binocolo, per esempio. Possiamo fare gli occhi di Zobo. Può succedere che le idee non vengano? Beh, allora provate a cercare ispirazione altrove, come fa la nostra Andrea. Quando ascolto una canzone, l'ispirazione può venire dalle parole o dalla melodia. La musica mi rende felice, il che non è male se stai cercando di creare qualcosa di divertente. Pensare positivo ci aiuta sempre! Non dimenticate, le possibilità sono infinite e più sono le idee, maggiore sarà il divertimento. Non deve essere un'opera perfetta, la cosa importante è cominciare da qualche parte. Allora divertitevi e buone costruzioni!